insomma, che mi posso trattenere non è tantissimo, dobbiamo anche oggi raggiungere diverse tappe, poi se volete fare qualche fotografia, come immagino, capisco, mi sentite parlare sempre, insomma, mentre magari la presenza fisica è un po' più rara. Siamo agli sgoccioli di questa campagna elettorale, sono molto contenta che questa campagna elettorale è finita, così posso rimettermi a dieta, perché non è molto facile non ingrassare quando si fa una campagna elettorale in Emilia Romagna, ma una campagna elettorale che ci ha dato grandi soddisfazioni. E penso che se noi rimaniamo concentrati, perché questo è il momento in cui bisogna rimanere concentrati, le possibilità che lunedì davvero festeggiamo una vittoria che in questa regione come mai è storica sono molto alte. Ci dovete credere, stavolta si può vincere. La vittoria è alla nostra portata. Si vede dal nervosismo dei nostri avversari. Non so se avete visto gli ultimi sviluppi della campagna elettorale, con sindaci costretti a denunciare le pressioni della sinistra e di un'amministrazione regionale che ricatta la gente, come se le istituzioni le appartenessero, come se i soldi dei cittadini fossero di proprietà del PD. È il loro modo di gestire il potere, perché il punto è che la sinistra in Emilia Romagna, essendo abituata a vincere sempre e da sempre, a un certo punto ha pensato che non fosse necessario governarla questa regione e si è limitata a gestire il potere, a decidere quale amico dell'amico si doveva mettere nell'ospedale, nell'azienda sanitaria, a decidere quale sindaco andava premiato perché era più amico, eseguiva gli ordini, e quale andava punito perché difendeva i suoi cittadini. E quello che abbiamo visto, quello che i sondaggi non dicono e non possono dire perché non è rilevabile, è quanta sia la parte di cittadini dell'Emilia Romagna che non dichiara il voto al centrodestra perché ha paura delle ritorsioni della sinistra. Ma quella gente nel segreto dell'urna voterà per la libertà da quel sistema di potere. Questa è la ragione per la quale voi dovete essere ottimisti e, ripeto, il nervosismo dei nostri avversari lo racconta e lo dice. Questi passano la giornata a parlare di noi. Bonaccini sta dicendo, sta promettendo di tutto, un mito. Adesso ha detto che lui fa gratuito il trasporto pubblico per gli studenti. È un peccato che finisca la campagna elettorale, perché con un'altra settimana di campagna elettorale vi prometterà che vi viene a prendere lui con la macchina la mattina, con la livrea sotto casa, per portarvi alla porta. Diamogli qualche altro giorno per vedere dove possono arrivare. Dico, ma non vi sentite ridicoli? Governate la regione da 50 anni, adesso ci volete venire a spiegare che avete delle idee per questa regione? Sono scandalosi. Però è tutta una buona notizia. Vuol dire che siamo assolutamente in partita. Che cosa serve fare? Serve non abbassare la guardia adesso. Quindi, le mie raccomandazioni sono: la campagna elettorale non finisce stasera. Stasera finiscono i comizi, le manifestazioni pubbliche, ma ci sono ancora tutto domani e tutta la giornata di domenica nella quale si vota, che voi potete telefonare a tutte le persone che avete contattato, incontrato in questa campagna elettorale, che potete tentare ancora di convincere tutti quelli che magari ancora gli manca poco per essere convinti, o quelli che non vogliono andare a votare e che se votassero potrebbero dare una mano nel senso del cambiamento. E poi la campagna elettorale si porta nei seggi. Che vuol dire? Vuol dire che il voto va difeso. Intanto che bisogna votare bene. Ricordatevi che il modo più corretto di votare è mettere due croci, una sul simbolo dei Fratelli d'Italia e una sul nome del candidato presidente, di Lucia Borgonzoni. Il voto più è chiaro e meno può accadere che nei seggi, diciamo così, venga mal interpretato o altro, e ci siamo capiti. Il voto va espresso nel modo migliore e va difeso. Dateci una mano a fare i rappresentanti di lista, a stare nei seggi, a vedere che cosa accade durante lo spoglio, a difendere quel consenso, perché altrimenti gente che ha questa gestione del potere non sappiamo che cosa possa avere, diciamo così, così in animo. Ecco, queste sono le mie ultime raccomandazioni per questi ultimi due giorni, e vedrete che le cose possono cambiare. E ricordatevi anche
che sulle vostre spalle, vi piaccia oppure no, pende il destino non solamente di questa regione, ma dell'Italia intera. Perché se questi vanno a casa anche in Emilia-Romagna, se questi perdono anche in quella che è la cassaforte per eccellenza della sinistra in Italia, beh, lunedì sarà talmente evidente che c'è una distanza siderale tra la volontà del popolo italiano e quello che accade nei palazzi romani, che forse anche il Presidente della Repubblica dovrà prendere in considerazione l'ipotesi di sciogliere le Camere. È comunque quello che noi chiederemo. Se si vince in Emilia-Romagna, lunedì noi chiederemo elezioni anticipate, la possibilità e la libertà per questa nazione di scegliersi un governo che non sia imposto dalla paura delle elezioni, ma che sia scelto dagli italiani. Quindi vi piaccia oppure no, siete un crocevia della storia d'Italia. A voi il destino non solo della vostra regione, ma il destino della nostra intera nazione, del suo futuro. Rimbocchiamoci le maniche, crediamoci con la forza, l'operosità, il coraggio che questa regione ha sempre dimostrato, perché è vero, l'Emilia-Romagna è una grande locomotiva, non grazie al PD, grazie alla sua gente, è semmai una locomotiva nonostante il PD, grazie alla gente che la abita. Oggi ci serve esattamente il coraggio dei cittadini dell'Emilia-Romagna per risollevare l'intera nazione italiana. Quindi grazie per come ci aiuterete, grazie per l'entusiasmo che ci avete dimostrato, grazie per aiutare Fratelli d'Italia a crescere. Buon pranzo, viva l'Italia e viva l'Emilia Romagna! Devo ringraziare anche...